Buongiorno amici di Mercato Totale, oggi siamo collegati con Veniano e con me c'è il signor Perry, cioè il signor Matteo Galimberti. Ciao Matteo. Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti. Vedo pieno di fiori, di piante, è primavera lì? Sì, siamo qua siamo floreali. Ho capito, va bene, senti Matteo. Abbiamo un tocco di colore. Un tocco di colore, perfetto. Allora Matteo, come sta la Perry in questo momento? La Perry sta bene? Bene, grazie. Abbiamo chiuso un anno buono come per tutti, ci sembra di aver capito bene, ne avevamo bisogno dopo il 2020. Adesso abbiamo girato la pagina. Certo. Allora, siamo come al 2022. Partiamo dal 2021, intanto per capire che cosa è successo da voi. Io parlo con tante aziende come la vostra, più piccole, più grosse, uguali. L'analisi che viene fuori è che, a parte che veniamo fuori da un 2021 che è stato quasi stratosferico per il mercato, insomma, sembra quasi che non sia successo nulla, mentre invece sono successe tante cose e molte negative. Ma voglio chiederti, come li avete impiegati questi due anni? Perché c'è molte aziende che ne hanno anche un po' approfittato per darci una svecchiata, oppure per fare un salto in avanti, per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, da voi che cosa è successo? No, noi essenzialmente, Giancarlo, siamo andati avanti con il nostro trend, cioè avevamo dei piani di sviluppo a livello di prodotti, non ci siamo fermati, abbiamo proseguito, erano dei piani che prevedevano sviluppi biennali per ottenere ciò che oggi abbiamo la possibilità di vendere, o meglio, da 6 mesi a questa parte abbiamo la possibilità di vendere, per cui felici di non esserci fermati, non abbiamo cambiato la nostra direzione, anche perché l'operatività del nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo erano volte a ottenere un sistema che ben si sposa con quello che oggi chiamiamo ecobonus / 110%, per cui si è concluso proprio nel momento giusto questo sviluppo. Però possiamo anche dire che il vostro catalogo si è arricchito? Il nostro catalogo si è arricchito, sì, noi di fatto abbiamo 3 cataloghi, un catalogo di componenti, un catalogo di lampade d'emergenza e un catalogo di sistemi per la termoregolazione e l'efficientamento energetico. Lavoriamo parallelamente, con velocità diverse ovviamente, su tutti e 3 i cataloghi e devo dire che nel 2022 presentiamo delle novità in tutte e 3 questi frangenti per quanto riguarda la componentistica sul quello che noi chiamiamo catalogo blu. Lo arricchiremo completando le gamme che già avevamo come nostra proposta commerciale. Per quanto riguarda l'illuminazione d'emergenza, in questi primi 6 mesi presentiamo 2 linee nuove e stiamo lavorando per poter presentare altre 2 linee nella seconda metà dell'anno. E per quanto riguarda appunto il nostro sistema CRM, questo è un catalogo di fatto nuovo sul quale stiamo lavorando per integrare funzioni, funzionalità e prestazioni. Per cui certo, a livello di sviluppo siamo relativamente soddisfatti. Adesso bisogna essere capaci a venderle, ecco. Certo. Senti Matteo, noi abbiamo avuto una fortuna, tra le tante che abbiamo nella nostra vita, una piccola fortuna che è stata quella di incontrarci a Vicenza per un episodio più unico che raro, dobbiamo dire, negli ultimi anni, e cioè una fiera. Una fiammata di fiera. Una fiammata di fiera, benissimo, ed era quella di MEB, per la precisione. Sì. Ecco, poi ci siamo sentiti qualche giorno fa per combinare questa intervista, e stavamo parlando di un'altra fiera che avrebbe dovuto esserci, che però è stata giusto appunto rinviata anche questa. Stanno sparendo una per volta, stanno annullando o rinviando una per volta. Allora, siccome le fiere, tu mi confermerai che si fanno anche per incontrare i clienti, per conoscerli, per fargli vedere le nuove proposte, ti chiedo come avete ovviato voi di Perry a questo problema, cioè come vi presentate, in quali maniere vi presentate alla vostra clientela, la andate a cercare, la individuate, gli fate vedere le vostre novità, le fate toccare con mano? Ma anche qui avevamo già iniziato da tempo, più che altro le nostre agenzie, la nostra struttura di vendita aveva già iniziato da tempo a
parlare molto più con l'installatore che non con l'ufficio acquisti del distributore. Anche perché i nostri prodotti sempre più vanno spiegati, anzi oggi dobbiamo toccare anche la parte progettuale, per cui si innesta anche una figura professionale più tecnica, una più operativa che è l'installatore, e quindi ciò che noi facciamo, dobbiamo fare per posizionarci sul mercato è quello di intrattenere dei rapporti diretti con queste persone, convincerle e poi fare in modo che la richiesta atterri dal nostro cliente, che di fatto è il distributore. Però ecco, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo mossi in, diciamo, da remoto piuttosto che in presenza, e questa seconda è la nostra preferita per ragioni di efficienza, ecco. Però intrattenendo dei rapporti con queste figure. Quindi quando non si poteva andare, parlo della fase del lockdown, quando non si poteva andare dall'installatore, perché lì era difficile farlo, ci siamo concentrati più sui progettisti, che ci hanno dato più spazio, ecco. Forse perché avevano anche più tempo di quanto non ne hanno adesso, che proprio non ne hanno, perché col discorso del 110% sono particolarmente impegnati. Ho capito. Senti, ma voi avreste dovuto partecipare anche a MCS, non sbaglio? Sì, ecco. Sì, noi avevamo deciso di partecipare a MCE e non partecipare a Light and Building. Ma ti faccio questa domanda su MCE, perché mentre gran parte dei distributori elettrici hanno deciso di rivolgersi anche al mercato ITS, voi avete fatto il percorso inverso, e cioè siete a MCE avreste cercato nell'ambiente dell'idrotermosanitario, quindi un percorso a ritroso in sostanza rispetto agli altri. No, nel senso che per presentare e far prescrivere i nostri sistemi di termoregolazione evoluta, il nostro interfaccia, ripeto, è il progettista termotecnico. Certo. Per cui parlare con queste figure, o meglio, avere la possibilità di presentare fisicamente i nostri prodotti a questa categoria professionale, l'MCE era proprio l'occasione giusta per certo, aggiornarli rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi anni. Svelami un piccolo segreto: che cosa avreste, come sarebbe stato il vostro stand a MCE? Come l'avevate pensato, se l'avevate già pensato? No, noi l'abbiamo già ordinato. Quindi è lì da montare in sostanza. Era già tutto fatto, probabilmente un render anche qua da qualche parte. Sarebbe stato concentrato sul nostro CRM, cioè sulla telegestione delle centrali termiche in un caso, sulla gestione dell'energia, o meglio del riscaldamento all'interno delle abitazioni unifamiliari piuttosto che condominiali che siano, e sulla contabilizzazione del calore, perché noi da tempo lavoriamo in quel settore, per cui lì il nostro interfaccia è un idraulico, ecco. O meglio, è un gestore del calore. Va bene. Ma vabbè, adesso pare che la fiera si faccia a fine giugno, inizio luglio. E col caldo vediamo di farla. La cosa giusta al momento giusto. Va bene, senti, concludiamo questa nostra simpatica chiacchierata parlando appunto del 2022 di Perry. Già mi hai detto molte cose, però adesso ti chiedo di entrare magari un po' più nel dettaglio. C'è qualche momento chiave in cui presenterete qualche cosa di nuovo? C'è qualche appuntamento da non mancare con Perry? No, allora, momenti da non mancare, si pensava fosse appunto la fiera MCE, il momento da non mancare a questo punto sembrerebbe che sarà a giugno. Lavorato sul catalogo, adesso giorno per giorno lavoreremo per presentare appunto queste nostre novità, diverse per ogni figura con la quale andiamo a parlare, insomma. Senti, avete tre cataloghi, diventeranno quattro, vi espanderete ancora, visto che hai detto che il canguro cresce sempre, oppure per il momento diciamo che è una crescita misurata? Beh, l'intenzione è quella, non è fare i gamberi, ecco, cercare di fare il canguro. Detto questo, sì, non nel prossimissimo futuro, però se vogliamo continuare a crescere dobbiamo far crescere il nostro catalogo,
oltre a far crescere i nostri clienti, bisogna far crescere anche la nostra offerta commerciale, sempre in linea con quella che è la nostra filosofia, cioè non farlo diventare un bazar, ma prodotti tecnologici per l'efficientamento energetico delle abitazioni italiane e estere, perché no? Quindi ci stiamo concentrando molto sull'estero. Ah, molto bene. Senza andare fuori tema, possibilmente, come si diceva a scuola, insomma. Non, esatto, senza andare fuori tema. Ho capito. Ma l'estero, light and building, ci potrebbe, è programmata per ottobre, ci potrebbe essere. A questo punto non vi interessa più, però. No, a questo punto non ci interessa più, anche perché prima abbiamo dato priorità a organizzarci in maniera opportuna sui vari territori. Per cui presentarci al mondo senza poi avere un sottostante non lo ritengo una strategia super, super corretta, ecco. Ho capito. Va bene, grazie Matteo Galimberti, buon lavoro, buona giornata ovviamente. Grazie a te, a tutti, e buon lavoro a tutti. Ciao Matteo, grazie. Ciao, ciao, ciao.